Allora, prima di iniziare questo video, innanzitutto mi scuso perché vi arriverà un giorno in ritardo, infatti lo vedrete giovedì. Già domenica non avete visto nessun video nuovo perché era il mio compleanno e sono stato fuori di casa quasi tutto il weekend. Ho avuto veramente poco tempo per editare, ma avevo già in mente di non pubblicare video, volevo prendermi un weekend di pausa. In questi 2 giorni avevo pensato di lavorare al vlog in quanto non avevo niente da fare e potevo mettermi a editare i video già registrati e tutto il resto. Il problema è che ci sono stati degli imprevisti, quindi mi dispiace che questo video lo vedete ancora un giorno in ritardo come settimana scorsa. Purtroppo è un periodo un po' incasinato, però diciamo che domenica vedrete ancora un video, il classico, diciamo, video della domenica. Dopo, da settimana prossima, le cose cambieranno un po'. In ogni caso, io vi consiglio di seguire comunque tutte le pagine di Sam's Travel Vlog, che sia Facebook, Instagram o Twitter, per rimanere aggiornati se ci sono dei cambiamenti o cosa. Per il resto, ecco, scusatemi, ma è un po' un periodo così. Ciao a tutti viaggiatori, bentornati su Sam's Travel Vlog. Oggi, come vi avevo promesso settimana scorsa, per una nuova puntata di Sam in Medio Oriente, continuo a parlarvi della mia avventura nel Sultanato dell'Oman e oggi infatti vi porto la seconda parte del vlog su questo bellissimo paese della penisola araba. Per chi non l'avesse visto, vi ricordo che in descrizione vi lascio il link alla prima parte e vi consiglio davvero di andarlo a vedere perché ho trattato di uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Quindi ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. Avevo interrotto il video dopo la visita allo splendido Wadi Arbayan, dopodiché siamo risaliti sulle nostre jeep e siamo tornati su una strada normale, non più sterrata, che però, a differenza di quello che pensavamo, ci ha portato in una zona molto più arida e meno montuosa del deserto dell'Oman. Davvero per chilometri e chilometri c'era solo terra rossa, non c'era niente. Ad un certo punto, tipo dopo un'oretta che eravamo in macchina, quindi dopo aver percorso una grande distanza, abbiamo ricominciato a vedere un po' di verde. Infatti, di lì a poco siamo passati in mezzo a un villaggio. E ci siamo diretti verso la nostra prossima meta della giornata. Wadi Ad Daika, spero di averlo pronunciato giusto perché questi nomi non sono proprio il mio forte. In ogni caso ve lo lascio scritto qui, la pronuncia corretta. Se avete visto il video precedente, non fatevi ingannare dal nome Wadi, in quanto in questo caso non si tratta di un'altra piscina naturale come il Wadi Arbayan, ma bensì di un lago artificiale che si trova in mezzo al deserto, creato dall'uomo tramite la costruzione dell'omonima diga di Ad Daika. Che è una delle dighe più grandi del Sultanato dell'Oman. Questo luogo prevedeva anche la nostra pausa pranzo, quindi ci siamo fermati lì circa un'oretta e così potevamo anche rilassarci un po', però è inutile dire che anche qui, come al Wadi Arbayan, abbiamo trovato un posto a dir poco paradisiaco.
come si possono trovare dei posti così stupendi nel bel mezzo del deserto. Come ho già detto, siamo rimasti lì circa un'oretta, abbiamo pranzato, gli ho fatto un sacco di foto. Una volta finito il tutto, siamo tornati nelle nostre bellissime Jeep con l'aria condizionata. Non vedevamo più l'ora perché fuori c'erano 38 gradi all'ombra. E siamo ripartiti. La nostra escursione era tecnicamente finita perché non avevamo in programma altri posti da visitare. Però per tornare a Muscat, la capitale dove avevamo attraccato, ci aspettavano altre 2 ore di macchina in mezzo al deserto. Perché nell'insieme avevamo fatto già un penso 4-5 ore di macchina, quindi eravamo davvero stanchi. Infatti durante il tragitto in macchina ci siamo addormentati. Comunque dopo 2 ore di auto siamo tornati a Muscat. E qui abbiamo fatto un breve giro panoramico in macchina, ovviamente, della città. Che non c'è chissà che da vedere, però è stato bello perché abbiamo visto l'Al Alam Palace, nome corretto qui sotto, che non è altro che il palazzo presidenziale dove vive il sultano dell'Oman. Tornati al porto abbiamo visto anche lo yacht del sultano dell'Oman, che attualmente, se non sbaglio, è il quinto yacht più grande del mondo. È una bestia, potrebbe tranquillamente passare per una nave da crociera. E poi una volta rientrati in porto siamo ritornati in nave. E la sera la nave è ripartita e abbiamo così lasciato il sultanato dell'Oman. Che a me è piaciuto davvero tantissimo, anche se ormai lo dico di tutti i posti che visito, perché davvero a me sembrerà strano, ma non ho mai trovato un posto che non mi sia piaciuto, quindi abituatevi a sentirmi dire che mi è piaciuto tutto. Però davvero l'Oman, penso che soprattutto questi posti dispersi nel deserto, penso che meritino davvero di essere visti perché sono spettacolari. Bene, questo era il video, spero vi sia piaciuto. Ora vi devo dire una cosa. Adesso per qualche settimana non penso ci saranno altri video di semi in Medio Oriente, perché prima devo riordinare un po' le idee. È un periodo di transizione per il canale, ma capirete meglio quando uscirà il video mercoledì prossimo, perché ci sono dei grossi cambiamenti in vista, ma ne parliamo meglio settimana prossima. In ogni caso adesso devo anche capire quale sarà il prossimo video per semi in Medio Oriente, perché nella realtà il viaggio adesso ha preso tecnicamente una pausa,
perché dopo il sultanato dell'Oman abbiamo avuto 5 giorni di navigazione, sui quali però ho già detto che vorrei farci un video perché sono successe un po' di cose e mi piacerebbe raccontarvele. Ma la tappa dopo penso che vi piacerà da morire, perché è una delle 7 meraviglie del mondo. Basta, io ho già detto troppo. Ricordatevi che noi ci vediamo domenica con una nuova puntata di Sam negli Stati Uniti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se vi va e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam's Travel Vlog anche su Facebook, Instagram e Twitter. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.